Siamo curiosi di chiedere all'architetto Mario Botta che cosa ne pensa di questa ultima, chiamiamola piccola follia milanese, del verde, con la discesa in campo di due, virgolette, maestri, da una parte Abbado e dall'altra Renzo Piano. Ma l'idea di Abbado mi sembra molto bella, molto intelligente, molto poetica, molto provocatoria, perché chiede alla città, per poter rientrare alla scala, questo gesto di interesse per il verde collettivo. Naturalmente, come tutte le provocazioni, ha più il valore simbolico che non un valore reale, perché poi il verde, in realtà, che siano 70, 80 o 100 mila alberi, devono essere progettati, devono far parte del contesto urbano. Il fiancheggiamento che ha effettuato Piano è altrettanto provocatorio, credo, perché se c'è un posto dove non ha bisogno del verde come spazio pubblico, è lo spazio pubblico minerale che già esiste, il Duomo, la piazza del Duomo, dove vi è una grande stratificazione storica che nella cultura generale della città europea è di per sé minerale, non è soggetta al ciclo stagionale delle trasformazioni e anche alla vita temporanea dell'alberatura stessa. Anche se l'immagine di grandi alberi secolari sul fondo del sagrato è molto suggestiva, però è suggestiva se questi alberi hanno una loro storia, hanno una loro memoria, hanno un loro passato. Pensare oggi di agire attraverso un'operazione di giardino, di verde necessariamente non consolidato, perché hanno bisogno dei decenni gli alberi, mi sembra provocatoria anche da parte di Renzo Piano. Sia Piano che Abbado hanno parlato di verde e il Comune di Milano l'ha interpretato anche come verde invaso, cioè vasi con piante, sì, disseminati lungo i principali, sì, viali della città. Cosa ne pensi? Ma penso molto male, nel senso che il verde è, come dire, non può essere ridotto a un arredo temporaneo, come si faceva anche una volta, per le feste, per abbellire una contrada, per come dire, magari mascherare anche taluni misfatti della città strutturata. Quindi il verde è una cosa seria, il verde è qualcosa che vive al di là della vita del cittadino stesso e quindi deve essere progettato come le parti strutturali della città. Da questo punto di vista, allora il verde deve ritornare nella mente dei pianificatori come un elemento di riequilibrio continuo dello stato della città, e certamente non può essere ridotto a un verde invaso che abbellisce momentaneamente secondo le stagioni dei particolari ambienti. Questo però indica anche una non cultura del verde, indica anche una non cultura della città, poiché io credo che la città è uno dei pochi beni collettivi che sono giunti a noi e di cui noi dobbiamo prendere cura, ma con grande forza. La città europea è uno dei beni assoluti, io credo, dell'umanità. Se la città europea fosse potenziata e curata, potrebbe anche diventare l'elemento di resistenza all'appiattimento della globalizzazione, proprio perché porta con sé un'identità, una storia, una memoria che è radicata nella cultura della gente. In una società attraversata dalla globalizzazione,
la ricerca della propria identità passa attraverso il senso di appartenenza a un territorio. E cosa c'è di meglio se non la città che parla del nostro territorio, della nostra storia? Quindi da questo punto di vista dobbiamo fare attenzione, perché il nostro modello, che noi abbiamo magari non meritatamente ereditato, non è un modello qualsiasi, non è il modello della città americana o della città asiatica, è un modello che ha una stratificazione, ha una profondità, ha una cultura tale da poter essere forse l'ultimo antidoto alla follia perfino della guerra, perché come bene comune, come bene dell'umanità, potrebbe essere una resistenza che scoraggia la follia della distruzione. Quindi, oltre al verde, mi sembra che tu sottolinei anche l'aspetto dell'arredo urbano, che dà poi fisionomia alle parti collettive della città. Sì. Però arredo urbano è una connotazione che non mi piace molto, perché l'arredo è qualcosa che si trasforma a seconda degli usi, a seconda delle funzioni. Lo spazio urbano invece è qualcosa che deve essere strutturato, che si radica la terra, che si trasforma con le diverse stagioni, non può essere unicamente un elemento di moda o appunto effimero come lo è l'arredo. Lo spazio urbano invece è il vero valore della nostra città, perché evidentemente dentro i palazzi, dentro le costruzioni, agisce una logica del privato, mentre invece il bene collettivo è proprio il grande vuoto, è lo spazio pubblico. La città nasce più che dai pieni, dai vuoti, delle grandi vie alberate, dai viali, dalle piazze, dalle zone che sono patrimonio collettivo. Da questo punto di vista, allora, sia il verde sia il minerale diventano altrettanto importanti per la configurazione dello spazio pubblico. L'esempio di Siena, una delle città più meravigliose in Italia, Siena non ha un albero nello spazio pubblico, Siena è tutta minerale, il verde esiste dentro i cortili, dentro i giardini, al di fuori dello spazio fruibile collettivamente, eppure è una città meravigliosa. Venezia non ha un verde se non nei giardini predisposti a essere tali, quindi dobbiamo fare attenzione anche a non contrabbandare queste parole un po' magiche che oggi ci sono, pedone, verde, ecologia, come se dall'enunciazione di queste parole ci sia necessariamente un miglioramento della qualità di vita dell'uomo. Prima di lasciarci un'ultima battuta, anzi proprio una vera battuta, Expo. Expo, resto in attesa di che cosa succederà. Mi sembra che le premesse non siano delle migliori. Mi auguro che la città, che gli uomini, che gli intellettuali, che le forze tutte abbiano la forza di utilizzare questa occasione magica per migliorare la città. Io sono appena tornato da Shanghai, dove è imminente l'apertura dell'Expo 2010. Devo dire che però il lavoro fatto è immenso, è il lavoro di correzione di una città, di trasformazione delle sue parti obsolete, di correzione continua. Io credo che se ha ancora un senso di essere queste grandi manifestazioni, lo possono avere attraverso allora questi impegni. Se resta un decoro e un'occasione unicamente per gestire questi miliardi, allora forse può essere anche gravemente pericoloso per la città stessa.